fa, nel corso di quel Festival di Sanremo che tra pochi giorni aprirà la sua 40ª edizione, Luigi Tenco, 29 anni, cantautore, un uomo dal carattere difficile, veniva trovato morto, ucciso da un colpo di pistola all'interno della stanza 219 dell'Albergo Savoy. Di questo parleremo stasera, di quella morte che presenta ancora molti lati oscuri, ma anche del modo, del mondo e del tempo in cui quella morte avvenne. Ne parleremo con parecchie delle persone che Luigi Tenco hanno conosciuto, hanno amato, con il quale hanno lavorato. Devo dire che, al contrario di quanto avviene di solito, noi abbiamo qualche difficoltà in genere ad avere gli ospiti in questo studio perché sono testimonianze spesso difficili, pericolose, dolorose. Questa volta le persone che state vedendo e le altre che vedrete nel corso del programma sono venute invece molto volentieri, quasi hanno dato in me l'impressione con un misto di tra la nostalgia e il rimorso, come se quella morte a distanza di 23 anni da quando avvenne continuasse a sollevare emozioni forti. Questa è l'ultima puntata di questo ciclo di Telefono Giallo. È un programma che è cominciato, diciamo, in termini televisivi molto tempo fa, perché questa testata si è inaugurata alla fine di settembre dell'87, siamo a febbraio del 90. 49 volte siamo andati in onda, per questo studio sono passate, per chi ama i numeri, un po' più di 500 persone. Vorrei ricordare alcuni dei casi che abbiamo trattato. La morte di Sindona nel carcere di Voghera, l'assassinio di Mino Pecorelli, la tragedia di Ustica, l'assassinio di un assessore comunale repubblicano in Puglia, Renata Fonte, l'assassinio di Mauro Lo Stagno, quello del giornalista siciliano Giuseppe Fava, un giornalista, un cronista coraggioso. Sottolineo e ricordo questi casi, questi delitti pubblici, questi delitti politici, a parte la tragedia di Ustica che è un caso a sé. Delitti dietro i quali spesso è possibile vedere la mano di quella criminalità organizzata che sta divorando un terzo dell'Italia e che sono i casi anche sui quali abbiamo lavorato con più forza, anche se erano i meno facili, e sui quali torneremo a lavorare se e quando questo programma dovesse riandare in onda, magari con qualche inevitabile aggiustamento di formula. Devo dire, anche se le circostanze generali ci permetteranno di farlo. Vi ricordo che questo è un programma in diretta e che voi siete collegati con questo studio 1 della RAI al Nomentano con il numero che vedete adesso in sovraimpressione 0769 7399, per chiunque abbia un ragionevole motivo per chiamarci. Il nostro racconto sulla morte di Tenco comincia nella notte tra il 26 e il 27 gennaio del 1967. È la serata inaugurale del 17° Festival di Sanremo. Tenco presenta al pubblico quella che sarebbe stata, da ogni punto di vista, la sua ultima canzone. Come sia andata dopo quella canzone è noto. Ciao amore, ciao, non piacque alla giuria e Tenco verso le prime ore del mattino del 27 gennaio si uccise. Almeno questa fu la versione ufficiale da subito, fin dal primo momento. Ma allora perché, se questa fu la versione ufficiale e continua ad esserlo, noi ci occupiamo di lui? Accanto a me c'è Valentino Tenco, fratello di Luigi. Buonasera, signor Tenco. Lei ebbe qualche dubbio su quella versione? Non subito, in quanto a chi succede una cosa del genere, io credo ne sia talmente distante e talmente disinformato, per cui quando io arrivai a Sanremo presi la cosa così, com'era. Mi Perché le vennero quei dubbi? vennero quei dubbi perché, primo, non fu fatta l'autopsia su mio fratello, cosa che se fosse oggi la farei fare io. Allora ringraziai perché non l'ebbero fatta. Venne detto che Luigi sparò due colpi, cosa impossibile, perché il caricatore era sul comodino. Accenni solo i temi, poi, perché poi torneremo su questo. Dica, l'autopsia, i due colpi. Autopsia, I due colpi due impossibili. colpi impossibili, non fu fatto il guanto di paraffina. Le indagini, insomma, vennero fatte, l'inchiesta, diciamo, quella che segue una morte traumatica come questa vennero fatte male. Malissimo, E non questa è la solo sua. male, malissimo. Senta, signor Tenco, che tipo era Luigi? Lei ovviamente, quanti anni aveva più di lui lei? 9 anni. 9 anni.
Oggi quanti anni avrebbe Tenco se fosse vivo? Oggi era del 38, quindi praticamente... 52. Esatto. Sì, più o meno. 52. E com'era da bambino, da ragazzo? Ah, un bambino molto vivace, molto allegro, intelligente, credeva alle favole, ci faceva raccontare, cioè credeva un bambino, direi, come ce ne sono non tanti, non perché io sia il fratello, ma perché, un po' fuori del normale, insomma. Che famiglia era la vostra? La nostra, una famiglia dove mia mamma vedova, noi due ragazzi, una famiglia dove c'era molta unione, tanto è vero che noi abbiamo avuto soldi? Non grandi soldi, però decoro. Abbiamo avuto, io ho avuto degli zii, noi siamo sempre vissuti tutti come se fossimo una famiglia unica, c'era molto affetto nella nostra famiglia. Voi volevate che lui cantasse, lo favoriste, lo ostacolaste? No, e questo è uno dei miei grossi rimorsi, cioè noi non lo favorimmo per niente. Luigi aveva una memoria eccezionale e negli studi riusciva molto facilmente, quindi noi volevamo che lui finisse gli studi a tutti i costi. E quindi non solo non abbiamo voluto seguirlo in questo, ma diciamo che l'abbiamo osteggiato in un certo qual senso. Ho capito. Grazie signor Tenco, io mi fermerei per il momento qua perché poi torneremo più volte a lungo, certo, a parlare dei singoli dettagli. Adesso vorrei invece alzarmi da questo tavolo e avvicinarmi al collega Fabrizio Zampa. Buonasera Zampa. Hai sentito che cosa ha detto Tenco su quelle prime indagini, su quei primi momenti che seguirono la tragedia? Sì, certo. La tua opinione? Ma la mia opinione è che molte cose di quella sera non sono chiare, giustamente diceva Valentino, ci abbiamo pensato dopo, perché quando succede qualche cosa ad una persona che uno conosce bene, tutto questo sembra molto lontano, cioè l'indagare più a fondo, cercare di scoprire più a fondo che cosa è successo, però piano piano col tempo noi ci siamo scambiati le nostre opinioni, ci siamo raccontati delle cose, abbiamo scoperto che troppi tasselli di questo mosaico mancavano. Lui ha parlato, Valentino ha parlato, sì, di la prova del guanto di paraffina, esatto, però non è stata fatta. Il guanto di paraffina è quella che si fa, tutti i vecchi cronisti lo sanno, anche i lettori di gialli, cioè se una mano esplode un colpo con un'arma da fuoco, delle particelle di residui della pallottola, della combustione, rimangono attaccate alla pelle. Si versa della paraffina liquida, poi si esamina col microscopio e se queste particelle ci sono si accerta. Io ero all'Hotel Savoy quella sera. Dormivo al primo piano e fui svegliato dalle urla di Piera Vivarelli che nel corridoio diceva qualcosa. Io, trattandosi del festival, che ora non credetti, che ora era? Sarà stata l'una e qualche cosa, l'un quarto, l'un e mezzo. Mi si confonde molto tutto nei ricordi perché l'ora, nessuno l'ha guardata allora, però fu una notte lunghissima. E mi ricordo, trattandosi del festival, io pensai che Piera Vivarelli avesse scoperto qualcosa sugli imbrogli delle giurie, perché questi erano gli argomenti del festival. Cioè, la morte era una cosa troppo seria perché potesse sfiorare una manifestazione frivola, diciamo. Sono sceso al piano di sotto e l'Hotel Savoy era esaurito, come sempre nel periodo di Sanremo gli alberghi sono strapieni, quindi avevano aperto una dependenza, la stanza 219 che era quella di Tenco era nel piano di sotto, cioè nel seminterrato rispetto alla hall dell'albergo. Io sono andato in questo corridoio e un fotografo mi disse Tenco si è ammazzato, ma il fotografo saliva le scale, io scendevo, io arrivai in questo corridoio e non c'era nessuno, c'era la porta semichiusa della stanza 219, c'era Lucio Dalla per terra, stava seduto per terra completamente nudo e mangiava una mela come se fosse inebetito, come se non avesse capito bene quello che stava succedendo. Io aprii la porta e vidi il cadavere di Luigi per terra e sì, andiamo con lui. No, dimmi, torna un momento su quelle indagini che non vennero fatte, secondo te perché fu emozione, trascuratezza, ma incapacità? Secondo me perché qualcuno dolo. Disse chiudiamo questa faccenda rapidamente in modo che non dia fastidio al festival, perché il festival non va turbato. Io mi ricordo che ci furono delle persone che il giorno dopo dissero smettiamola con questa buffonata, c'era Tato Giacobetti, c'era Caterina Caselli che urlavano dicevano queste cose. Pronto? Pronto, sì. Buonasera. Buonasera. Io sono Sandra Negri e vi ringrazio di avermi inserito in questa trasmissione. Su sua richiesta, signora. Sì. Ecco, perché io sono stata... ero un insegnante di lettere, sì, e raccoglievo ragazzini delle medie da seguire in tutte le materie ai tempi in cui Luigino Tenco aveva i suoi 11 anni. Sì. E quindi a me è capitato Luigino con la sua mamma e con suo fratello, loro avevano degli impegni e mi hanno affidato questo ragazzo
per lunghe ore fino a che me lo sono tenuto in casa per 3 anni e più. Ah, e Valentino Tenco se lo ricorderà questo, sì? Certo che se lo ricorda. Certo. Allora poi magari ne parliamo anche con lui. Va bene. Grazie signora di questa testimonianza. Prego, grazie molte. Stavi dicendo, Zampa? No, stavo dicendo che cioè molte cose erano strane, a ripensarci dopo, no? Ecco, io mi ricordo di aver visto questo, cioè sul comò c'era il caricatore della pistola, il corpo di Luigi era girato in terra con un braccio sotto al corpo e la pistola era sotto una gamba. Poi mi ricordo che venne della gente, si cominciò a gridare, venne la polizia, siamo stati svegli fino all'alba e durante la notte sono successe delle cose abbastanza curiose. Non so, Dalida, che era legata sentimentalmente a Tenco, ebbe un attacco isterico quasi, fu portata nella sua stanza, un medico le fece un sedativo, eccetera. Però poi alle 7 di mattina lei disse voglio andare via da questo posto, io e Sergio Modugno, che è attualmente il redattore di Capo del TG1, la accompagnammo all'aeroporto di Nizza e lei partì per Parigi subito, cioè nessuno le chiese di restare e lei era stata quella che aveva scoperto il cadavere. Mi fermerei qua, certo. Fabrizio, adesso mi fermerei qua, andiamo avanti con il nostro racconto. Avete sentito da quello che ha detto Valentino Tenco e da quello che ha detto il collega Zampa, tutte e due a diverso titolo e in diversi momenti, ma presenti quella notte sul luogo della tragedia, che cosa pensano della morte di Tenco e delle circostanze che la accompagnarono e la seguirono immediatamente per quanto riguarda le indagini. Qualcuno, lo vedremo meglio nel seguito di questo programma, non crede nettamente, lo dice, all'ipotesi del suicidio e avanza ipotesi più inquietanti. Noi però dobbiamo, da cronisti, con gli obblighi che da questo derivano, stare ai fatti, tornare a quella serata. Appena conosciuti i risultati della votazione e quindi l'esclusione dalla finale di Ciao Amore Ciao, tutta la squadra della RCA, la casa discografica per la quale Tenco e Dalida cantavano quell'anno, va a cena al ristorante, un ristorante del locale, del posto che si chiamava e forse tuttora si chiama Il Nostromo. Tenco vi accompagna Dalida e vediamo che cosa accadde subito dopo quell'ingresso nel ristorante nella ricostruzione filmata della regista Anna Baldazzi. Richiamo la vostra attenzione su due dettagli importanti di questo filmato. Il primo è la chiave appesa all'esterno della serratura che vedete ancora alle mie spalle in quel fotogramma fisso là sul grande schermo. È una cosa strana, una chiave d'albergo non si lascia in genere così, e invece così era, o almeno così dissero di averla trovata i primi soccorritori, coloro che accorsero per primi. Il secondo dettaglio, l'avete visto e ne aveva già parlato Zampa prima, è quella mossa che l'attore, che in questo, tra l'altro un attore di straordinaria rassomiglianza con il vero Tenco, che in questo nostro filmato di ricostruzione impersona la parte del cantante, il gesto che fa, dicevo, di sfilare dal calcio il caricatore dell'arma, una pistola automatica, poi vedremo di che arma si trattasse, e di appoggiarlo sul comodino. È un gesto inconsueto, un gesto strano per uno che ha intenzione di uccidersi e ora noi non sappiamo se fu effettivamente lui a estrarre quel caricatore e a metterlo dove poi venne trovato da coloro che accorsero, o se dobbiamo mettere anche questa incongruenza nella scena che venne trovata nel conto dei tanti punti oscuri di questa ricostruzione, di questa vicenda. Sono circa le 2 del mattino del 27 di gennaio, quando Dalida sta cenando al ristorante, mi allontano per rispondere a questa telefonata. Pronto? Pronto. Buonasera, dottor Auger. Buonasera. Mi sente? Sì, la sento benissimo. E lei? Bene, grazie. Senta, io sono un neurologo che nel 67 ero assistente, giovane assistente allora, del mio primario, che era consulente di una casa di cura di Sanremo, consulente neurologo, mi pare Villa Speranza. Sì. Ricordo che il mattino successivo alla disgrazia, il mio primario raccontò a noi, ai suoi assistenti, che durante la notte era stato contattato da questa casa di cura, penso, o comunque da Sanremo, perché un cantante aveva messo in atto un tentativo anticonservativo. Aveva, scusi, ripeta? Non aveva capito. Messo in atto un tentato suicidio. Ah, ecco. Era stato contattato come consulente neurologo. Sì. Solo successivamente, con una seconda telefonata, questo suo intervento era stato disdetto, per cui lui non si era recato a Sanremo
perché era stato successivamente comunicato che il cantante era deceduto. Ora io mi chiedo, c'è stata una fuga di notizie diversa dalla realtà per cui si è chiamato prima un consulente pensando che il cantante fosse ancora in vita, o in realtà quando è stato trovato era ancora in vita e si è pensato di richiedere un consulente neurologo? Guardi, quello che io so, ma quel dubbio che lei solleva ovviamente poi ci torneremo sopra perché mi pare di un certo peso, quello che io so, quello che si sa ufficialmente è che Tenco era morto quando la prima persona, vedremo poi chi è, entrò nella stanza. Quindi è strano comunque che sì, per molto un cadavere strano. Venga anche richiesto l'intervento di un neurologo per un cadavere è strano. Neurologo che peraltro si trovava a Torino e che avrebbe dovuto... Non c'è nessun dubbio. Io la ringrazio di questo, io... Come se lei avrà la pazienza di continuare a seguirci, intanto vado a chiudere la cosa, se no si creano delle interferenze. Avremo qui vari testimoni e con loro, grazie gentile ascoltatore della sua testimonianza, torneremo su questo argomento. Grazie molte. Stavo dicendo che Dalida si trovava al ristorante e quando, alle prime ore del mattino, quando la notizia arriva. Naturalmente a distanza di molti anni i ricordi sono sfumati, sono un po' volati via, però l'equipe, la squadra di Telefono Giallo è riuscito a rintracciare uno dei testimoni, un cameriere che era in servizio quella notte esattamente in quel posto. La sua testimonianza è molto interessante, ascoltiamola. Quella sera dopo il festival sono venuti a mangiare a Tenco, sono arrivati Tenco e Dalida e c'avevamo qualche discussione in macchina perché si vede che si agitavano in macchina. Poi lei è uscita sbattendo la porta, è entrata al ristorante e Tenco si è messo a mangiare con i suoi amici e Tenco è partito facendo scricchiolare le gomme. A un certo punto arrivò una telefonata che ha chiesto di Dalida il telefono. Dalida è andata a rispondere e ha detto che Tenco stava male. Lei si è alzata di scatto e abbiamo chiamato un taxi e è partita. Tenco sta male, dice Dalida lasciando il ristorante, lo dice ai suoi amici. Ma chi è stato a chiamarla? È la prima volta che qualcuno dice che Dalida, la cantante francese, ricevette una telefonata in quel ristorante, il Nostromo. Fino adesso si era detta la versione opposta, cioè che era stata lei a chiamare l'albergo per sapere che Tenco, il cantante, non stava bene. Ammesso che dall'albergo qualcuno l'abbia chiamata, di chi si trattava? Probabilmente lo stesso Tenco, l'abbiamo sentito, aveva avuto un alterco, un bisticcio, era evidentemente abbastanza alterato dall'esito della sua prestazione come cantante al festival e forse si era pentito, voleva gettare un ponte, fare pace, come si dice. Ma le cose non sono neanche così semplici. Ecco una decisa dichiarazione di Edgardo Boveri, allora maître del Savoy. Sentiamo anche lui. Non mi risulta che dal Savoia abbiano mai fatto una telefonata dopo che il signor Tenco è rientrato al Savoia. Perché ne abbiamo parlato per anni col portiere di notte e col secondo portiere, i quali lo avevano visto entrare e la telefonata avrebbero dovuto passarla loro. E ancora pochi giorni fa, da uno dei pochi sopravvissuti, mi sono accertato e ho chiesto se aveva passato la telefonata e mi ha detto di no. C'è nessuno? Lancio un appello su questo, al numero di telefono che vedete, che è sempre il nostro, 0769, il prefisso di Roma 7399. C'è nessuno che su questo particolare aspetto della vicenda, su questo eventuale preallarme, può dare, sia pure a distanza di tanto tempo, un'altra testimonianza aggiuntiva? Un fatto è certo. Dalida torna subito, appena ricevuta quella telefonata, torna subito in albergo. Che cosa successe? Lo vediamo in questo filmato che ora va in onda. È Dalida dunque la prima ad entrare in quella stanza 219 e a scoprire il cadavere. La cantante dichiarò poi in seguito di essere rimasta, di aver trovato Luigi Tenco sul letto, vestito, anzi di avere pensato sulle prime che stesse dormendo. E che si avvicinò per sistemargli, come avete visto ripetere nel filmato, quel gesto affettuoso, da fraterno, materno, la testa sul cuscino e che solo in quel momento, solo dopo avergli toccato la testa e averne ritratto le mani ed essersi accorta che erano lorde di sangue, macchiate di sangue, si è accorse che Tenco era morto. Ciò che avvenne da quel momento in poi, come ci hanno ricordato i colleghi che avete sentito, il collega Zampa che avete sentito, fu un susseguirsi di
gesti convulsi e frenetici, un disordine che fece sembrare quella notte lunghissima, ma che soprattutto, a parte il dato psicologico, fece sì che si perdessero quella nettezza dei primi momenti dopo il ritrovamento, che forse avrebbe permesso di accertare meglio come i fatti si erano effettivamente svolti. Salvino Lerda era il maresciallo dei carabinieri in servizio in quel momento a Sanremo, lo abbiamo rintracciato, l'abbiamo pregato di lasciarci una sua dichiarazione, l'ha rilasciata, eccovela. Mi sono subito precipitato unitamente al personale della pubblica sicurezza che a sua volta era stato informato. Quando siamo stati a Savoia ci hanno accompagnato in una camera, mi sembra che fosse il 219 o il 319. E lì abbiamo trovato Luigi Tenco riverso a terra con un colpo d'arma da fuoco alla tempia destra. Le indagini sono state svolte unitamente con il commissariato, poi il rapporto all'autorità giudiziaria l'ha fatto il commissariato perché c'era il funzionario più elevato in grado di me e quindi lui che ha riferito l'accaduto. Sono passati ovviamente molti anni, da allora i ricordi sfumano, si fanno imprecisi, difficilmente potremmo chiamarli dei ricordi di carattere storico. Però nel suo racconto il maresciallo dei carabinieri ha parlato di un altro dettaglio preciso, di un foro sulla tempia destra. Andarono proprio così le cose e che importanza aveva quel foro? Il collega Sandro Ciotti fu il primo ad entrare in quella stanza dopo Dalida. Buonasera Ciotti. Ciao. Come ti è sembrata la ricostruzione dei fatti fino a questo momento? Qual è la tua ricostruzione dei fatti? Ma la ricostruzione fino a questo momento mi è parsa molto attenta, condivido in buona misura le perplessità manifestate da Valentino e da Fabrizio Zampa. E poi c'è il fatto che abitavo a due camere da quella di Tenco, perché anch'io non trovai posto nel corpo centrale dell'albergo e dovetti andare in questa dependance, che era tra l'altro molto acustica. Io sentivo distintamente parlare nella camera accanto, per esempio, da gente che parlava con un tono di voce normale. Neanche io ho sentito questo colpo. Davanti alla camera di Tenco c'erano i compagnon della chanson, un gruppo vocale francese. Certo, allora abbastanza in voga, mi pare. Abbastanza in voga. Che stavano provando dei pezzi sottovoce, senza fare particolari rumori, e ai quali chiesi se a loro volta avessero sentito qualcosa e mi risposero di no. In particolare non avevo sentito questo famoso sparo. I tuoi ricordi sono netti o si sono rimasti, diciamo, impressi o si sono ottusi, confusi con gli anni? Ma io ritengo di avere una discreta memoria e soprattutto un fatto traumatico. Come quello resta impresso. Rimane impresso. Ricordo che dovetti chiamare il direttore del giornale radio, Vittorio Chesi, che è stato tra l'altro un grande direttore, per sapere quale spazio potevo trovare in piena notte per dare la notizia e per anticipare le prime interviste, i primi commenti. E lui mi mise in contatto con il notturno dall'Italia e credo che sia stato il notiziario delle tre quello ad avere la prima notizia. Sì. Com'era il corpo? Dov'era il corpo? Ah, era appunto per terra o sul letto, te lo ricordi? Ma a me sembra di ricordare che fosse stato per terra questo corpo e non sul letto come la ricostruzione ha proposto. Posso comunque sbagliarmi. Rimane comunque il fatto che ho trovato molto strano sia la motivazione ufficiale di questo suicidio, che è assolutamente fuori dalla realtà, e chiunque abbia conosciuto Tenco può avere la stessa opinione. Così come ho trovato abbastanza curioso questa partenza così sollecita di Dalida, che si legge in tutti i libri gialli, io non sono particolarmente ferrato in materia, ma so che chi scopre un cadavere viene trattenuto dagli inquirenti per un lasso di tempo ragionevole. Certo, per qualche ragionevole domanda. Non è stata poi successivamente interrogata neanche per rogatoria, per quanto io ne possa sapere, e anche questa è una cosa abbastanza curiosa. Diciamo che ci fu qualche trascuratezza nel come venne svolta l'inchiesta. Sì, condivido l'opinione di Zampa, per la quale può essere stata una delle preoccupazioni, se non la prima, da parte degli inquirenti, quella di non turbare più di tanto l'andamento del festival, che anche allora come oggi polarizzava l'attenzione, chiamiamola nazionale popolare, per usare un'espressione cretina. Sì. Senti, a proposito di quel foro sulla tempia, tu notasti niente o la tua visita, insomma, non ebbi il modo perché rimasi talmente turbato che mi allontanai rapidissimamente. Poi solo in un secondo momento mi resi conto che ero lì come
che eri un testimone, che eri inviato dal giornale radio e che eri accidentalmente un testimone. Sì, e nessuno mi chiese nulla, e anche questo, se vogliamo, è abbastanza. Certo, nessuno molto grato a questo fatto, perché mi sarebbe. Certo, è una piccola noia, ma insomma, nessuno ti ha mai chiesto niente. No. Se ti risulta che il cadavere del povero Tenco venisse spostato perché si prestasse meglio a essere fotografato? Questo non posso dirlo. Non lo puoi. Grazie Sandro. Grazie. A dopo. Valentino Tenco, fratello di Luigi, è di nuovo qui, accanto a me, un momento solo. Prego. Pronto? Pronto, sono Gianfranco Baldazzi, buonasera. Oh, buonasera Baldazzi. Buonasera Augias, io vorrei fare una testimonianza così in diretta, però credo abbastanza interessante, perché quella sera, quella notte, io che avevo cominciato a scrivere canzoni, avevo conosciuto Tenco, eccetera, ed ero molto amico di Dalla, ebbi una telefonata. Scusi Baldazzi, la interrompo un momento per presentarla, per così dire, perché Baldazzi è l'autore di questo libro che si chiama La canzone italiana del Novecento e che si trova su questo tavolo non in attesa della telefonata di Baldazzi come potrebbe sembrare, ma perché c'è un segnalino, se Paolo camera 3 alza un pochino, ecco, c'è un segnalino perché poi di una cosa che è scritta in questo libro a proposito di Tenco io vorrei parlare con uno dei nostri ospiti. Grazie, scusi l'interruzione, vada pure avanti. Sì, e volevo dire questo, che ad un'ora che io non ricordo, perché io stavo a Bologna, mi telefonò Dalla. Dalla, Lucio Dalla. Lucio Dalla. E mi telefonò raccontandomi questa cosa in condizioni tremende, perché era veramente, l'aveva sconvolto totalmente. A distanza di tempo, riparlando con lui di questo episodio di cui lui cerca sempre di non parlare, perché è una cosa che gli è rimasta ancora. Devo dire che abbiamo cercato di avere Dalla stasera qua ed è stato forse l'unico che non ha pensato, insomma ha preferito non venire, l'unico di quelli ai quali ci eravamo rivolti. Sì, lo immagino, perché per lui è stato era un molto amico di Tenco, quindi è stata una ferita profonda. Io poi ho incontrato Valentino Tenco 4 mesi fa al Club Tenco a Sanremo e lui mi ha manifestato tutte queste sue perplessità e devo dire che io poi allora in quell'occasione riparlai con Lucio Dalla e gli chiesi per esempio, siccome lui dormiva accanto, nella stanza accanto, se avesse sentito l'esplosione. E lui guardandomi così meravigliato mi disse: ma sai che ci penso per la prima volta, io non l'ho mai sentita quell'esplosione, io ho sentito una cosa che avevo scambiato per una risata sguaiata e poi sono uscito per vedere che cosa stava accadendo e ho visto Dalida che aveva una crisi isterica. Dopodiché lei mi ha indicato la porta aperta, sono entrato e ho visto Luigi in quelle condizioni, mi sono precipitato nella hall dell'albergo per avvertire qualcuno, dice, e ho avuto poi la sensazione che la cosa fosse già stata fatta, che fossero già tutti al corrente, mi sono sentito anche inutile. E dice, dopodiché ho proprio dimenticato tutto perché è successo il finimondo, come diceva Zampa prima. Insomma. Come va d'accordo questa testimonianza, secondo lei, Baldazzi, con quello che ci diceva prima Zampa di un Dalla nudo che mangia una mela seduto per terra? Chissà. Ma questo chissà. Non lo so, va d'accordo col fatto che lui uscì effettivamente, lui mi ha raccontato, con un pellicciotto addosso perché era a letto, stava dormendo. E uscì con un pellicciotto addosso, dopodiché effettivamente non so che cosa possa essergli accaduto, ma è anche probabile che si sia sfilato il pellicciotto certo. E sia rimasto. Io ho chiamato la sua attenzione su questo dettaglio perché tante volte facendo questo programma ci siamo resi conto di come è difficile mettere insieme, far combaciare le testimonianze di persone tutte in assoluta buona fede certo. E anche a breve distanza dal fatto su dettagli fondamentali. È veramente la testimonianza è una prova assolutamente sfuggente. Comunque grazie della sua Baldazzi e se resta in ascolto sentirà che poi parleremo del suo libro. Sì, certamente no, ma mi interessa molto invece questa vicenda e anzi auguro che vengano fuori lumi su questa cosa che ci ascolta. Cominceremo a chiedere qualche lume, grazie a Baldazzi, a Valentino Tenco che è qua accanto a me. Ha sentito che cosa diceva prima di questa? Sì. Interessante testimonianza e il collega Sandro Ciotti. Lei, signor Tenco, da chi e quando venne avvertito della tragedia? Dunque guardi, fecero una telefonata a casa, non ricordo esattamente se fu l'avvocato Attonico
col maestro Zeppegno dell'RCA. Mi dissero che Luigi aveva avuto un incidente e nulla di più. Lei era il parente più stretto di Luigi, sì. Diciamo. Sì. C'era mia mamma. Certo, ma era meglio avvertire lei che la mamma. Certo. E io mi agitai molto, tant'è vero che non potei prendere la macchina. Quanto distante era da Sanremo? E allora non c'era l'autostrada, quindi diciamo un tre ore e mezza. E mi accompagnò un amico. Prima di arrivare a Sanremo, la radio dette la notizia. Io presi in stracchino. In macchina. E non c'è stata autopsia, venne fatta la prova del guanto di paraffina, come no. Ricordava no. Il collega no. Prima. No. Lei scrisse anche una lettera dopo un paio di mesi dopo il fatto al giornale, al quotidiano La Stampa di Torino, sì. Che, nella quale tra l'altro diceva: qualche giorno dopo mi recai al commissariato e chiesi la versione dei fatti alla polizia, mi dissero che i colpi sparati erano stati due. Sì. Come venne fuori questa cosa dei due colpi? Gliel'aveva detto lei? No, guardi, quello che in quel momento, oltre a ciò che provavo per tutto quello che è successo, ma la cosa che mi dava anche molto fastidio, fu il linciaggio che si cercò di fare a Sanremo su mio fratello. Per linciaggio cosa intendo? Si cercò di far apparire questo atto come, lei capisce che uno che si uccide per una canzone non può avere nessuna spina dorsale, nulla. E io, conoscendo mio fratello, era una cosa che mi... Questo fu l'inciaggio. A questo l'inciaggio, oltre che probabilmente, diciamo, quelli del festival, oltre... Partecipò anche la polizia probabilmente, perché io lessi sui giornali il fatto dei due colpi e mi domandai: com'è possibile? Il caricatore non c'era perché me l'avevano detto. Quella rivoltella al massimo sparava un colpo solo. Un colpo quello in canna. Invece dissero che aveva sparato due colpi, uno addirittura per attirare l'attenzione. No, noi abbiamo fatto una ricostruzione logica e basata sulle testimonianze, che i colpi non furono due ma uno soltanto in primo luogo. Certo, e può darsi manco quello, perché le dirò che mi fu poi spedita la rivoltella per posta e io per 20 anni non ho voluto vedere quell'arma. 2 anni fa aprì quel pacchetto. E dato che io lavoro in meccanica, quindi conosco i metalli abbastanza bene, quindi immaginavo di trovarla perlomeno deteriorata, perché un'arma che ha sparato un colpo e sta lì 20 anni. Ora io mi domando, e mi sarebbe piaciuto stasera che ci fosse stato qui ad esempio Molinari per chiedere. Chi è Molinari? Molinari era quello che fece le indagini, il commissario di polizia. Esatto, perché mi sarebbe piaciuto chiedergli: ma voi quando restituite un'arma in un caso del genere, la pulite prima? Perché dice? Perché questo? Quell'arma è perfettamente pulita, come fosse uscita ieri dall'armeria. Io non dico queste cose perché a me dia fastidio il fatto del suicidio. L'ho già detto un'altra volta, siamo nel XX secolo, non siamo nel Medioevo. Una cosa del genere può succedere a tutti in momenti particolari, quando, non so, può darsi che Luigi abbia preso dei tranquillanti. Ne parliamo tra un momento. Ha capito? Ne parliamo tra un momento. Bene. Grazie, signor Tenco. Prego. Quella notte, all'albergo Savoy, dopo gli avvenimenti appena ricordati, si cominciò subito a discutere se si dovesse o meno sospendere il festival. Si decise alla fine di continuare. Edgardo Boveri, che era maître allora del Savoy, ci ha raccontato in questa testimonianza che adesso sentiamo il clima che si creò quella notte. Ascoltiamo la sua testimonianza. Il mattino dopo, entrato in servizio, e sembrava nella hall dell'albergo, sembrava un avamposto del Vietnam, sembrava... Disfogati, tutti agitati, tutti... Chi parlava di sospendere il festival, chi parlava... Mentre invece poi non sono... Gli interessi molteplici non hanno lasciato posto ai sentimenti.
ricordo che sono andato nella saletta dove servivano i caffè latti e c'era un tavolo dove c'era Lello Bersani, Ugo Zatterin, Ezio Radaelli, che consolavano Lello Bersani perché piangeva di rotto dicendo la colpa di questo suicidio è la nostra, se noi ripescavamo la canzone forse non sarebbe successo. Lello Bersani, quel Lello Bersani che quella notte piangeva a dirotto, è qua. Buonasera Bersani. Buonasera. È vero che piangevi a dirotto quella notte? Sì, ho pianto anche... Io normalmente sono un piagnone, guardi, mi commuovo subito, però lì ero veramente stravolto. E sì, sì, piansi con Dalla, mi ricordo, e mi sentivo molto in colpa, per una cosa che poi diremo, tardi, credo. Sì. E sì, è vero quello che ho detto in mezzo. Sì. Che ricordi hai, sia pure nella confusione, nel tumulto emotivo del momento, di quella notte? Quando l'hai saputo, come lo sapesti, dove eri? Dunque, io tornavo dal casino. E stavo andando in albergo perché ero piuttosto arrabbiato per un fatto che avrei ceduto la cosa, cioè la famosa riunione della commissione che fu fatta da Radaelli per ripescare un cantante di quelli, diciamo così, esclusi dalla finale o dalla semifinale, se non mi ricordo più. Semifinale. E andai in albergo perché tutti gli altri stavano al casinò a giocare, io non giocavo al casinò, mi vado a bere un whisky, insomma ero un po' agitato. Come arrivai, vidi la hall deserta, però c'era un certo movimento e... Che ora era? Chi se lo ricorda? Le prime ore del mattino, diciamo. No, ma insomma no, era ancora doveva arrivare la gente, la notizia poi, dopo che mi sono sfogato con Dalla, che abbiamo pianto, che siamo andati a vedere il cadavere tecnico, che anch'io mi ricordo in terra. Eccetera, eccetera, e poi qualcuno telefonò, io telefonai al mio operatore del telegiornale Pattini, dico prendi la truppa, riunisci subito la truppa e vieni qui all'Hotel Savoia perché dobbiamo fare un reportage per dare la notizia di questa tragedia per i telegiornali domani. Credo che quel reportage negli archivi della RAI noi l'abbiamo rintracciato. Te lo vorrei proporre, se Adriana Borgonovo ce lo manda in onda, intanto dimmi se è questo il reportage al quale ti riferivo. Da quando è successa la tragedia qui all'Hotel Savoia dal quale vi parlo, non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Tenco con il suo gesto ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare, sta a noi fare soltanto della cronaca. È successo alle 2:15, noi stavamo ancora in smoking, al casinò, c'erano delle discussioni, indubbiamente, chi aveva perso e chi aveva vinto. Poi improvvisamente è giunto un suo amico stravolto, ha avvisato tutti, è stata una corsa di decine di macchine a piedi, macchine a piedi del Savoia, abbiamo trovato la volgia piena, la tragedia era compiuta da pochi minuti. Ci siamo precipitati giù nella dépendance, dove era a Tenco, alla camera 219, vicino alla camera di tanti di noi, stavamo lì. È intervenuta la polizia, la camera è chiusa, non abbiamo visto niente, ci siamo guardati bene da entrare con la macchina da presa. Cosa vi devo dire? Si discute ancora nella hall adesso, sono le 5 del mattino, si discute perché l'ha fatto, si discute se il Festival di Sanremo debba proseguire domani o meno. Molti amici, molti nomi sono stati intervistati dai colleghi radiocronisti poco fa, che hanno fatto un servizio immediato su questa tragedia. A me manca il coraggio di interpellare chiunque, nessuno è più in grado di parlare. Adesso, mano a mano che il tempo passa, ci rendiamo conto che è una tragedia assurda, ma purtroppo è una tragedia accaduta qui, al Festival di Sanremo, vi rendete conto? Un festival di canzoni, un festival di note musicali, di gorgheggi, un festival che dovrebbe essere un festival gioioso, di melodie, di musiche. Signori, questo gesto assurdo, sì, del caro Tenco, era un amico di tutti noi, non era il cantante Luigi Tenco, era un amico, era un semplice. Questo gesto assurdo condanna tanta gente, condanna tanti di noi che facciamo parte di un determinato mondo moderno di oggi, un mondo che ci ha presi e non ci lascia più. Quando andò in onda questo servizio? Forse era troppo lungo, ma devo dire che questo servizio non è andato mai in onda.
Perché non venne mai mandato in onda? Ah, non lo so. Io feci le 5 del mattino, aspettai, poi perché portarono via la bara e spedimmo i 30-40 metri con tutto il resto, cioè con tutte le cose che avete visto montate, fu montato a Roma evidentemente il pezzo, ma nel telegiornale delle 20, più importante, il mio servizio non è andato mai in onda. Fu sostituito da un servizio di costume, diciamo così, con un bel discorso, con belle parole, sul filo del rasoio, una botta al cerchio e un'altra alla botte, come sa fare un grande scrittore. E il mio collega è un bravissimo scrittore, sarebbe stato destinato molto più in alto, e fu fatto da Sergio Zavoli con delle fotografie di Tenco, vecchie fotografie, nemmeno da reportage. E in quel momento era talmente importante la cosa per cui fu giudicato opportuno fare dare la notizia così e non quello da noi, forse era troppo lungo il pezzo, la questione di sì, ma tu perché dicevi questa morte condanna tanta gente? A che cosa ti riferivi? Te lo ricordi? Al mondo effimero di cui faceva parte anche Tenco, del resto, della canzone, la canzonetta, ecco. La canzone, no, non è possibile pensare che per una canzone si succede, ecco, tutto lì. Però la colpa era tutta nostra, un mondo che anche dei telespettatori, che abbiamo sempre esagerato questo Sanremo fino a diventare quello che è diventato oggi. Ci ha pensato Arbore a demitizzare. Grazie a Dio ci ha pensato Arbore, bene, benissimo. Grazie. Ma è sempre una cosa importante Sanremo, intendiamoci, però abbiamo sempre esagerato. Dal 67 in poi, va bene, ciò bene. Grazie Bersani. Quando Tenco morì, il telegiornale, ce lo ha ricordato adesso il collega Bersani, il telegiornale ce n'era uno solo e Mike Bongiorno presentò il festival quell'anno. Bene, presentava il festival quell'anno. Bene, sia il telegiornale che Bongiorno sull'argomento furono molto reticenti. Era il clima dell'epoca. 1967, molto tempo fa, molto più tempo di quanti i 23 anni effettivamente trascorsi come scansione ufficiale, diciamo, lascerebbero pensare. Non è necessario, credo, che io dica perché il 1967 era così diverso dagli anni che stiamo vivendo adesso. A parte questo, la morte di Tenco era un fatto non soltanto tragico e imprevisto, ma anche scomodo, molto scomodo per l'ambiente musicale, lo ha appena ricordato Bersani, e del resto è una cosa che si può intuire. È scomodo, era sempre stato considerato anche Luigi Tenco. Perché? Chi era Tenco come cantante? Ecco, questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Prima avevo detto che è la prima volta che Tenco arrivava a un festival, ora chiediamoci chi era, oggi che possiamo giudicarlo con tutto il distacco che questi 23 anni ci danno, chi era Luigi Tenco? Apparteneva alla cosiddetta scuola genovese, una scuola, un gruppo di cantautori che si forma in Liguria, a Genova. Ecco, vedete qui alcune immagini, quello di prima era, questo è Gino Paoli, prima avete visto Umberto Bindi che era il più anziano, e poi ancora Fabrizio De André e Bruno Lauzi. A tenerli insieme non è soltanto la passione per la musica, c'è anche un certo amore per i libri, ecco questo qui è Lauzi, per le canzoni francesi, un clima che sfiora, uso una parola pericolosa, quello poetico, compreso, come si diceva allora, un certo malheur di vivre, un certo male del vivere. Vediamolo in questo filmato.